Noi abbiamo riscaldato il nostro latte a 33 gradi, poi abbiamo aggiunto il caglio, che è questa polverina, questa sostanza che viene ricavata dalla bommaggio dei vitelli ancora lattanti, che serve a far coagulare il latte, renderlo da liquido a solido. Credo che sia passato un quarto d'ora da quando l'abbiamo aggiunto. Abbiamo detto che facciamo il formaggio come veniva fatto 50 anni fa. Però se torniamo indietro a 50 anni, allora sulle maglie noi non avevamo le strade per arrivarci, perché ci si arrivava solamente a dorso di mulo. Non avevamo sicuramente la motosega per poter tagliare la legna, per fare la legna, ma si andava con l'accetta, con una sega a mano, per poter fare il formaggio, e serviva anche molta, molta legna, perché noi qua riscaldiamo 100 litri di latte, ma sulle maglie venivano riscaldati 400, 500 litri di latte per poter fare il formaggio. Per cui diciamo, non c'erano le strade, non c'era la comodità della motosega per fare la legna, non c'era la corrente elettrica, si andava a mungere alle 4 del mattino a luce di candela, a mano, magari 30-40 vacche, e senza la luce, senza le strade, senza le comodità e le attrezzature, veramente era un lavoro di fatica. Infatti c'è un detto che dice: va che malga è come uomini in guerra, va che malga è uomini in guerra, perché era come andare a fare una battaglia. Era un lavoro veramente duro, c'era il malgare, il maidese, che era la persona che prendeva dal comune in affitto le maglie, perché ricordiamo che in Trentino il 90% degli alpeggi era di proprietà comunale o delle frazioni, era del pubblico. Il malgar, il malghese, era colui che prendeva in affitto, in gestione la malga, e poi veniva pagato in affitto anche in burro o in denaro. Molti comuni riscuotevano gli affitti degli alpeggi in burro, perché il burro era preziosissimo una volta. Poi c'era il casaro era un'altra figura importantissima, e era un po' il banchiere della malga. Aveva il dovere di trasformare il latte che si deperiva in breve tempo in un formaggio da poter vendere a fine stagione. Sugli alpeggi si vedevano solamente i proprietari delle vacche nei giorni di pioggia, un giorno o due a stagione, che venivano a controllare se i propri animali stavano bene. Non c'era il turismo di montagna. Il turismo di montagna è quello che ha salvato gli alpeggi, ha salvato le maglie, perché ormai l'economia di una malga non si può più sorreggere solamente sulla mungitura delle vacche e la trasformazione in formaggio, perché abbiamo visto che il latte ha un valore veramente irrisorio al giorno d'oggi. Se noi andiamo a pensare che il latte viene pagato ai contadini 33 centesimi al litro, per poter produrre un litro di latte ci vogliono circa 25 centesimi, il margine netto di un contadino sono 8 centesimi. Noi, trasformando il latte in formaggio, riusciamo ad avere un valore aggiunto in più. Ora qua i bambini, dai, tutti vicini, ci guardate dentro. Ecco Andrea che è impegnato nella pesca. Pesca del formaggio. Occhio che schizza un po' di siero. Il salvanello guarda dall'anno. Allora, perfetto, adesso colpi il maestro per dargli la prima forma. Vediamo un po'. Si lavora di spalle o braccia. Chi di voi la vuole assaggiare? Okay. Manca sicuramente il sale, perché il sale verrà aggiunto domani o dopodomani, perché dovrà rimanere qua all'interno degli stampi almeno per un giorno, e poi verrà stagionato per un periodo minimo di 60 giorni. Qui un po' più grandicelli. Bravo Andrea! Ringraziamo davvero, perché ci avete comunicato non solo tante informazioni, ma soprattutto tanta passione. Adesso lo chiudiamo, ci mettiamo sopra un peso, poi bravo Patri, andrà rigirato per 3-4 volte fino a domani. Dopodiché andrà in una soluzione di acqua e sale. Si può anche salare a mano con del sale a secco. Noi lo mettiamo in salamoia, in una soluzione di acqua e sale, per comodità. Ci rimarrà all'incirca 4 giorni e dopodiché verrà messo a stagionare per una stagionatura minima dai 60 giorni,
anche noi abbiamo forme di 2-3 anni